quesito numero 4 della simulazione MIUR del 12 gennaio 2017. È sull'effetto fotoelettrico, la cella fotoelettrica è in saturazione con questa corrente. Il catodo è un metallo di lavoro d'estrazione di questo valore qua. Determina la lunghezza d'onda massima della radiazione incidente sul catodo per estrarre gli elettroni e poi calcola quanti fotoni come minimo devono incidere ogni secondo sul catodo, ammettendo che solo i tre quarti dei fotoni incidenti riescano ad estrarre un elettrone. Questa è la situazione fisica con i fotoni che incidono, questa è la radiazione elettromagnetica, il catodo, i fotoni emettono elettroni che vengono raccolti dall'anodo e nel circuito scorre una corrente elettrica, gli elettroni scorrono in senso orario, mentre invece la corrente elettrica convenzionale scorre in senso antiorario. Per garantire la condizione di saturazione di corrente, poniamo la batteria in polarizzazione diretta, in modo tale da raccogliere all'anodo tutti gli elettroni estratti. La condizione di saturazione di corrente la vediamo anche in questo grafico, lavoriamo in polarizzazione, diretta, questa è la differenza di potenziale tra anodo e catodo che è, garantita, applicata da questa batteria. E vediamo che la corrente è satura, cioè è al valore massimo di 15 microampere. Sappiamo che l'effetto fotoelettrico si interpreta attraverso l'urto singolo, cioè un singolo fotone che sbalza via un singolo elettrone. L'elettrone esce con un'energia cinetica pari a quella del fotone incidente, tolta però l'energia necessaria per estrarlo, cioè il lavoro di estrazione dell'elettrone dal metallo. La stessa formula riportata in grafico in funzione della frequenza mostra che se la frequenza è troppo bassa, quindi siamo in questa regione qui di frequenze, i fotoni non hanno neanche l'energia necessaria, HNI, per poter estrarre gli elettroni. Si arriva a una frequenza particolare detta di soglia, che è quella che dobbiamo trovare noi in questo esercizio, tale che i fotoni hanno la giusta frequenza per estrarre gli elettroni, ma non hanno la possibilità di conferire a questi elettroni una energia cinetica maggiore di zero. Quindi in pratica gli elettroni vengono estratti da fermi, cioè non partono, vengono estratti ma non partono perché i fotoni non hanno, cioè hanno solo l'energia giusta per estrarre gli elettroni, ma non hanno l'energia sufficiente per conferire agli elettroni un minimo di energia cinetica all'estrazione. Aumentando invece la frequenza della luce incidente, i fotoni hanno anche quel surplus di energia che, dopo aver estratto gli elettroni, sono in grado di dare anche energia cinetica agli elettroni estratti. Siccome qui la domanda è, in pratica la frequenza di soglia, allora noi imponiamo che l'energia cinetica sia zero, cioè gli elettroni vengano estratti senza però poter partire neanche, e quindi ci ricaviamo da questa equazione uguale a zero la frequenza di soglia. Questa infatti è la condizione energia cinetica nulla e la frequenza di soglia si calcola lavoro di estrazione diviso la costante di Planck. Lavoro di estrazione naturalmente lo dobbiamo portare da elettron volt a joule moltiplicando per la carica dell'elettrone e la frequenza di soglia risulta di 12,4 centinaia di terahertz. Noi sappiamo già che le centinaia di terahertz sono le frequenze dell'intervallo visibile. Qui siamo alle migliaia di terahertz e quindi già capiamo che siamo oltre il visibile, siamo nell'ultravioletto. Questo ci è confermato dal calcolo della lunghezza d'onda, che infatti si ricava dividendo la velocità della luce per la frequenza. Dunque, questa lunghezza d'onda di soglia è 0,241 micron. E riportandola sullo spettro elettromagnetico, vediamo che effettivamente si trova nell'ultravioletto. Infatti, il visibile ha delle lunghezze d'onda comprese tra circa 0,4 e 0,7 micron, a 0,7 micron c'è il rosso, a 0,4 il viola e 0,241 si trova più a sinistra del viola, lunghezze d'onda più corte, frequenze maggiori, quindi siamo oltre il viola nell'ultravioletto UV. Come dice il testo del quesito, questa è la lunghezza d'onda massima, nel senso che se noi ci spostiamo a destra verso lunghezze d'onda maggiori, per esempio in questa zona qua, la frequenza diminuisce. E quindi questi fotoni non hanno più la giusta energia HNI, la giusta energia HNI per poter estrarre gli elettroni. Ora dobbiamo calcolare il numero minimo di fotoni al secondo.
Sappiamo che la corrente di saturazione è 15 microampere e che questa corrente rappresenta quanta carica elettrica ogni secondo attraversa una sezione qualunque del circuito, del filo. Quindi ogni secondo possiamo calcolare quant'è questa carica elettrica, I per delta T. Sostituiamo i valori, 15 microampere per un secondo, troviamo che ogni secondo attraversano una qualunque sezione del circuito 15 microcoulomb di carica. Questi 15 microcoulomb di carica sono tutti gli elettroni che vengono estratti e che vengono raccolti dall'anodo e vanno in circolo all'interno di questo circuito. Quindi bisogna scoprire quanti sono questi elettroni che ogni secondo attraversano una qualunque sezione del circuito. 15 microcoulomb corrispondono a 9,38 per 10 alla 13 elettroni. Per fare questo calcolo basta dividere questa carica, 15 microcoulomb, diviso la carica di un singolo elettrone e così troviamo quanti elettroni circolano nel circuito, cioè quanti sono stati estratti dalla luce ultravioletta incidente sul metallo, sul catodo. Quindi ne vengono estratti questo numero al secondo, però il testo non chiede quanti elettroni vengono estratti ma quanti fotoni incidono ogni secondo. Il numero di fotoni incidenti è maggiore del numero di elettroni estratti, perché soltanto il 75% dei fotoni incidenti, quindi i tre quarti, riescono a estrarre elettroni. Quindi i fotoni incidenti saranno i 4 terzi degli elettroni estratti. Qui naturalmente ho sbagliato a scrivere, volevo scrivere fotoni, ho scritto elettroni. Il numero dei fotoni incidenti sono quindi i 4 terzi degli elettroni estratti. Questo perché gli elettroni estratti sono i 3 quarti, cioè il 75% dei fotoni, anche qui è sbagliato, dei fotoni incidenti. Dunque, facendo la formula inversa, devo trovare quanti sono i fotoni incidenti. I fotoni incidenti sono i 4 terzi degli elettroni estratti, che è questo numero qua. E facendo il calcolo, i fotoni incidenti sono 1,25 per 10 alla 14 ogni secondo.